Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto il direttore dell'Orchestra Sinfonica Rossini, Raul Sarucci, e il referente di questo progetto che è Bruno Maronna, e ovviamente saluto anche chi è collegato, i giornalisti in presenza e quelli che sono collegati. Ecco, oggi presentiamo in conferenza stampa il Decanto che è appunto un'iniziativa dell'Orchestra Sinfonica Rossini che giunge quest'anno alla seconda edizione, alla quale va sicuramente il pregio di aver saputo, come dire, coniugare la realtà culturale della nostra regione e soprattutto di aver messo insieme da un lato l'attività concertistica, dall'altro una valorizzazione anche della nostra enogastronomia, in maniera particolare appunto delle case vitivinicole che sono presenti nell'ambito della Regione Marche. Saranno 19 appuntamenti che da maggio a settembre andranno sicuramente a arricchire l'offerta culturale ma anche turistica della Regione Marche, perché ricordiamo sempre che comunque laddove c'è un aspetto culturale inevitabilmente porta dietro anche un flusso di turisti che in questo caso possono essere sia appassionati di musica, ma anche appassionati comunque di enogastronomia e quindi di vini. È una collaborazione importante questa, che nasce tra l'altro coniugando da un lato il pubblico, dall'altro il privato, perché oltre al Ministero della Cultura, alla Regione Marche, l'assessorato alla cultura, abbiamo il comune di Pesaro e il comune di Fano, ma ci sono anche altre diciamo partner appunto privati, tra cui gli amici dell'Orchestra Rossini, la Staffetta del Bianchello e Inside Marche. Quindi questo è sicuramente anche una strategia vincente, perché come io voglio sempre ricordare, quando si lavora in rete, quando appunto si mettono insieme più soggetti, il risultato è decisamente migliore. Quindi ripeto, un binomio vincente, quindi la produzione agricola dall'altro e la produzione concertistica, e sicuramente insomma sono convinta che ci saranno veramente delle iniziative di grande valore che arricchiranno ancora di più l'offerta turistica e culturale della nostra regione. Grazie Assessore, allora dico un paio di cose e poi lascio la parola al referente progetto. Devo dire che questa seconda edizione sembra proprio una stagione concertistica in tanti piccoli teatri particolari, perché quello che mi ha riportato Bruno Maronna, appunto referente per l'orchestra di questo progetto, è che queste cantine sono dei gioielli in cui solitamente, no? La proprietà accoglie i visitatori per far vedere i loro prodotti e i loro spazi, però sono anche molto belle per fare dei concerti, quindi sempre di più sembra una stagione proprio concertistica nella natura e ovviamente nella bellezza del territorio. Mi piace sottolineare che molti concerti sono appunto interpretati da nostri professori. La nostra orchestra nasce ovviamente, come tutte le orchestre professionali, da audizioni molto rigide, e quindi chi entra in un'orchestra professionale poi diciamo ha un certo livello interpretativo. Poi fortunatamente c'è anche un bel clima nella nostra orchestra e quindi sono nate tante formazioni interne, ognuna con una propria identità, che poi ha iniziato a produrre concerti. Quindi io ho parlato soprattutto dell'aspetto musicale e lascio dire a Bruno Maronna quello che vorrà. Oh sì, io quello che mi preme dire rispetto a questo progetto è la motivazione che ci ha spinto insieme a Sao Salucci, presidente dell'orchestra, a realizzare questo progetto, ed era all'inizio insomma la valorizzazione delle eccellenze vinicole, soprattutto del nostro territorio, iniziando con la provincia di Pesaro e allargando anche tutta la regione Marche. E mi sono accorto che di eccellenze ne abbiamo decine, se non centinaia. E, naturalmente abbiamo dovuto fare una sorta di selezione, almeno per l'anno scorso e per quest'anno, e a rotazione anche nei prossimi anni
avremo altre aziende vinicole e cercheremo anche di allargare alla provincia, alle altre province in maniera un po' più sostanziosa. Sì, era quello di quindi di elevare insomma a livello più mediatico l'eccellenza vinicola del territorio, che comunque loro ognuna per sé riesce a fare una ottima promozione dei propri prodotti, però noi abbiamo dato il nostro aiuto, il nostro supporto, che nella nostra natura è quella di organizzare e realizzare concerti. Quindi abbiamo messo insieme questo connubio tra l'emozione del vino, di quello che può produrre, di quello che può dare, delle sensazioni con la musica. Quindi realizzeremo cene o apericene, a seconda dell'azienda, quello che offrirà, sarà molto variegata la proposta, e a seguire un concerto. Come diceva Stavo, le aziende sono una più bella dell'altra, adesso non sto a elencare, ma sono veramente dei posti meravigliosi, in campagna, strapiombo sul mare o al tramonto, esatto, soprattutto, che quindi insomma ci mettiamo l'emozione del vino, l'emozione della musica, l'emozione del luogo, quindi insomma un crescendo di emozioni. Però sì, un crescendo lo segnalo, non ritorniamo. No, una cosa particolare è che non facciamo repliche, cioè sono 19 concerti differenti, anche perché l'anno scorso un paio di matti li abbiamo trovati che hanno fatto tutto il giro. Sì, sì, che ci hanno seguito dappertutto, matti ovviamente per modo di dire, però. Senso. E poi un'altra cosa volevo dire è che funzionano molto, perché abbiamo sempre avuto il sold out rispetto a quello che la cantina metteva a disposizione di posti. Ed è quasi è strano, perché certe volte nei teatri è più difficile, nelle cantine è più facile, però vabbè, questo non c'è bisogno di dirlo, però vanno molto bene, devo dire, questi concerti. Quindi anche a livello di audio, cioè di, come si dice, di acustica. Beh, ognuna, noi facciamo il sopralluogo proprio per vedere se il luogo ha una sua acustica naturale, se no aggiustiamo un po' con la tecnologia, però alla fine il risultato è sempre molto piacevole. Perché sia all'interno che all'esterno? Sì, 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 dipende appunto dal luogo, principalmente all'esterno, però all'esterno se si trova già una parete dietro, un qualcosa, già fa una camera acustica. Poi non so, Bruno, se... Sì, no, sono al 90% sono all'aperto, a parte due, a Matelica, al teatro, e l'azienda Vigne di Leo a Staffolo, che sarà dentro la cantina con tutte le bombe, insomma, quindi una cosa particolare. Bene. Va bene, grazie. Ovviamente, grazie a tutti. Salutiamo. Ci sono domande. Credo che se rispetto all'anno scorso sono aumentati. Ok, grazie. Dovresti ripetere. Sono aumentati gli interpreti. L'anno scorso mi sembra che fossero 17 concerti. Quest'anno sono 19. Poi ci sono più gruppi numerosi, perché iniziano con le stagioni, quindi una piccola orchestra d'archi. Poi c'è quello del Musica Rom, che sarà un bel gruppo numeroso. Quindi in questo senso sì, c'è anche un maggior numero di interpreti e di concerti, sì. E la regione, abbiamo detto, sono quattro province formalmente coinvolte.